La vita è al 90% manutenzione. Eh sì, occuparsi di sé, delle persone che si amano, del mondo. La politica. Fare politica per le donne che hanno scelto di dirsi femministe è stato anche questo, manutenzione. Perché prima, durante e dopo la rivoluzione è necessario rassettare per creare agio, spazio e benessere. Così, nella manutenzione c'è anche l'ascolto. Allora, vediamo. Uomini, come va? Mica tanto bene, mi sa. Solo quest'anno, e non è ancora finito, 116 donne sono state ammazzate. Sì, ma non da pazzi sconosciuti, no? Mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati, amanti, padri, fratelli. Ecco, si può dire gente di famiglia? Sì, gente di famiglia, diciamo. E quando alcuni dei vostri simili non sono occupati ad ammazzare le donne, a sentire quello che per strada dicono di loro, non c'è molto da stare a dire. L'altra sera ero stanca, tornavo a casa, in macchina, semaforo. C'è rosso, poi viene verde, indugio 3-4 secondi da dietro e muoviti, puttana! Era un ragazzo. Aveva l'età di mio figlio. Ho pensato, suo padre? Sua madre lo sa cosa esce dalla bocca di questo figliolo? Va bene, cambiamo argomento. Parliamo delle pari opportunità. Sì, pari opportunità, tenetelo a mente, è interessante. Allora, vado all'università a tenere un corso sulle pari opportunità. Ovviamente sono molto carica, piena di libri, ascensore, pulsante. Sul muro? Un graffito, Monti Boia, Fornero Farima, Troia. Sono passati un po' di anni da quando ero giovane e molte cose sono cambiate, sì, è vero, ma c'è qualcosa che è difficile che cambi, perché sento dire che i ragazzi che hanno un sacco di relazioni sono figli, sì, le ragazze che hanno un sacco di relazioni, indovinate un po'? Sono troppi. Ma siete tutti così? Tutti quanti? In quella parte ancestrale di coccodrillo? In fondo siete convinti che tutte le donne sono puttane, tranne mia madre e mia sorella, e qualche volta nemmeno questo? Allora è andata. Erano anni che pensavo a questi argomenti e me ne occupavo quando incontro un articolo. Lei è una giovane collega inglese, si chiama Lori Penny. Ma in quell'articolo Lori Penny non scrive di una notizia, scrive di sé, della sua curiosità da sempre, fin da piccola, rispetto al corpo dell'altro. Lori racconta di aver fatto delle domande. Ho pensato, beh, ci provo anch'io, certo non è il Guardian. 6 domande, semplici. Adile, che cos'è per te la sessualità? Essere virile, ma che significa? Cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne? Domandine, eh? Beh, hanno risposto in 300, che moltiplicato 6 fanno 1800 risposte. Brevissime, lunghe, banali, emozionanti, ma tutte risposte vere. Ecco. Quelle che state per ascoltare sono le parole, le emozioni di alcuni uomini. Thank you.
genere più importante per un maschio? Sport, musica, scrittura, pittura, sono dei sublimi. Surrogati, ma sempre surrogati restano. Per me è una di quelle pietre angolari nella teoria della quasi inesistenza del libero arbitrio degli uomini. La sessualità è, in particolare, la lampante dimostrazione di quanto poco realmente liberi. Pensate al sorriso seducente di una bella ragazza che riesce a ottenere dagli uomini ciò che vuole, sul posto di lavoro e non solo. La sessualità è un po' la libertà e un po' la voglia di vivere, accompagnata a qualche trasgressione e qualche delusione. È una parte del corpo, della mente, della vita. Dovrebbe essere un gioco, un corteggiamento continuo, uno sfogo, libertà. Troppo spesso è timidezza, insicurezza, problema, tabù. Il sesso mi mette allegria, per intenderci. Per me è più rotolarsi nell'erba in un pomeriggio estivo di sole, all'aperto, con una donna felice di essere lì, con grandi sorrisi e magari risate complici tra noi, piuttosto che ansimare in modo drammatico nel silenzio di una stanza cosparsa di candele e fumi di incenso, con espressioni intense e quasi sofferente sul volto. Per carità, nessun giudizio di merito, è una semplice questione di gusti personali. Grazie a Dio, mi ritengo fortunato ad avere una moglie che mi accende spesso in ogni momento della giornata. Forse per me lo farei una volta al giorno, ma purtroppo non è possibile per i vari problemi quotidiani, oltre che alla costante presenza in casa dei figli. Gli uomini non parlano di sesso, o almeno se ne parlano lo fanno in modo sbagliato. La ragione è semplice per me, è che hanno paura del confronto. Posso sbagliarmi, ma il confronto nel caso dell'uomo è evidente. Il pene è diverso da uomo a uomo. Non so se qui nasce la paura di parlare di sesso per gli uomini, però c'è una componente legata all'esteriorità del proprio sesso. Non lo so proprio. Non ci ho mai pensato. Non ho una definizione da dare. Mi viene solo in mente che c'è l'uomo e c'è la donna, per fortuna, che siamo diversi e che il mondo femminile comunque mi affascina. Dunque, domanda difficile. Per molti anni è stato un desiderio frustrato, ma non credo di essere brutto e nemmeno fisicamente messo male, nel senso dell'altezza e del fisico. Nell'ambito genitale rientro nella media nazionale. Semplicemente sono sempre stato timido, impacciato, boh. Le ragazze mi hanno sempre visto molto più come un amico e difatti di amiche ne ho moltissime. Quindi per molto tempo, e in parte ancora oggi, ho vissuto la sessualità come qualcosa che desideravo ardentemente, ma che temevo di non essere capace di gestire. Sono anni che non frequento quasi più nessuno. Mi masturbo poco. Non ho particolari appetiti sessuali. Non mi metto a fissare le donne per la strada, mi mette a disagio. Non ho questa gran voglia di fare sesso, non lo cerco. Non faccio in modo di crearmi occasioni. Fondamentalmente non mi interessa. Saranno morti gli ormoni? Vedo la sessualità come l'alimentazione o lo sport, ossia un'attività importante per la conservazione della specie, utile per stancarsi e rilassarsi, per ottenere gratificazione e per conoscere in modo differente il proprio essere. A differenza di altre attività, come appunto l'alimentazione o lo sport, la sessualità permette di spostare l'attenzione dal sé al partner e si impara a essere causa della soddisfazione altrui. La sessualità è il match point del darwinismo. È la consapevolezza che il desiderio è in qualche modo inconsapevole, che, dopo tutto, il desiderio è il più straordinario generatore di meraviglie e di disastri di qualsiasi cosmogonia. La sessualità è un dono grande che Dio ci ha dato ed è il mezzo con cui un uomo ed una donna, all'interno del vincolo del matrimonio, raggiungono l'apice dell'amore, creando la vita. Altri significati, per me, sono pure patologia egocentrista, edonista, egoista moderna. A volte mi accorgo di vivere in un mondo in cui sembra che il sesso sia la cosa più importante che ci sia. È come avere l'impressione che il sesso sia ovunque. È in rete, è in TV, è in discoteca, è per le strade, è nei cartelloni pubblicitari.
E poi devi essere un vero maschione, super dotato, super palestrato, super brillante, sempre al 100%. E devi aver fatto sesso con molte donne, perché altrimenti non vali una mazza. Forse sto divagando. Però il messaggio che mi piacerebbe passare è che il mio desiderio è calato vertiginosamente quando ho avuto la percezione che per essere normale dovessi diventare un Superman. C'era qualcuno che diceva: il sesso è faticoso, la posizione è scomoda e il piacere è transitorio. Ed è pure un po' umidiccio, aggiungerò. Si può abbandonare il messaggio immediato, ragionando, come si dice, con il sottopancia. Ma se si aggiunge un attimo di riflessione e si focalizza su come queste immagini vengono prodotte e commercializzate, lo sconforto è abbastanza pesante ed il senso di squallore immediato. Rammento un episodio avvenuto qualche anno fa. Ero a Milano per lavoro e alcuni miei colleghi mi invitano a cena. Ci diamo appuntamento e dopo un giro e parecchie chiacchiere ci avviamo verso il locale dove avevano prenotato. Devo dire che per tutto il tempo li avevo visti piuttosto nervosi. Amicavano fra di loro e le risate erano per lo più fuori luogo. Comunque, andiamo. L'ingresso del locale era alquanto insolito per un ristorante e anche l'ambientazione interna, francamente, era particolare. Al tavolo ci raggiunge il maître e dopo qualche minuto ci dice di lasciare fare a lui, che ne restava sulla scelta, fra coperto o senza. I colleghi ridendo e guardandomi divertiti, ordinò senz'altro il coperto. Ero a disagio, fortemente a disagio senza sapere il perché. Il maître si allontana e ci viene servito un aperitivo che ci aiuta a passare un poco il tempo, a fare le risate dei miei colleghi sempre più nervosi. Non so quanto tempo sia passato. Un cameriere avvicina un carrello con diverse portate, tutte fredde, mentre una ragazza in accampatoio si materializza alle mie spalle e si ferma un attimo con un sorriso prestampato sul viso. L'accampatoio scivola a terra e la ragazza si distende sul tavolo, completamente nuda. Le portate del carrello vengono disposte sul corpo della ragazza con qualche pretesa artistica, con quello che deve essere il piatto forte, vicino, vicinissimo al pube. Lo sguardo della ragazza è fisso sul soffitto. I miei colleghi si servono toccando spudoratamente. Non sono riuscito a mangiare niente, mi sentivo avvilito, umiliato dallo sguardo fisso altrove della ragazza. Mi chiedevo cosa stesse pensando di noi, di me. Purtroppo non sono riuscito ad andare via come avrei voluto, ed ho costretto me stesso ad assistere fino in fondo, fino al momento che la ragazza si è alzata, ha indossato l'accappatoio e ci ha lasciati lì, come le merde che eravamo. Ecco, la pornografia non era il corpo esposto della ragazza, eravamo noi.
Il vero schifo eravamo noi. La ragazza no, non aveva mai perso la dignità, neanche quando era nuda ed esposta sul tavolo. Noi avevamo perso la dignità. Per l'uomo che ha un evidente bisogno d'amore
e nessuno ha consapevolezza di ciò. E per la donna, perché è vittima di un'aggressione che le cambierà la vita. Ogni stupratore dovrebbe avere un pratico spazio in Piazzale Loreto, la corda in omaggio. Pena per un uomo che si riduce a comportarsi in questo modo. Grandissima rabbia per la donna che subisce la violenza. Dolore, più di quanto ne provino certe femministe che intendono sfruttare politicamente ogni episodio. Una grande tristezza. Ma chi glielo fa fare di fare tanta fatica? Non so, un senso di squallore, di fallimento per l'umanità intera. Lo stupro è un vicolo cieco. Gli stupratori sono persone squilibrate e malate, deboli e del tutto prive di autostima, come tutte le persone violente del resto. Delusione, la stessa che provo quando leggo che l'ambiente muore, che l'ennesimo politico si è intascato la mazzetta, che si scende in piazza solo per festeggiare gli scudetti. Quella sensazione lì. Infinito dolore e tristezza, cos'altro si può provare? Mi vergogno di appartenere al genere maschile. 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 Non so neanche bene cosa dovrebbe significare essere uomini.
Essere bravi a letto, essere maschi alfa. Boh, virile è una parola presa di peso da un romanzo rosa di qualche anno fa. Un uomo non dice mai di sé o di un altro uomo, sono virile, quello è virile. Per me essere virile significa avere carattere, caratteri psicosomatici da uomo. Possedere c'è tutta una serie di caratteristiche che rendono l'uomo appetibile agli occhi femminili, no? Una muscolatura ben sviluppata, un quarto penetrante, penuria sul corpo, e un organo genitale ben modellato e di dimensione superiore alla media. Segni di virilità, comportarsi da maschio, intelligenza, decisionismo, senso pratico, sapere infondere sicurezza e senso di protezione alla propria compagna, saper riconoscere i propri errori e avere il coraggio di dire le cose con lealtà. Allora, essere virile per me significa non dover dimostrare nulla. Se una persona sente bisogno di dimostrare qualcosa, per il mio, deve dimostrarlo a se stessa. E dunque non è sicuro di sé. E poi non viviamo più nella preistoria. In passato il ruolo del maschio era difendere la donna dai predatori, andare a caccia, risolvere i problemi con la forza bruta. Oggi l'uomo che si fa bello esibendo muscoli, forza e risolutezza non ha ben capito in che mondo stiamo vivendo. Ti senti dire sia dei maschi che dalle femmine? Sì, vabbè, ma anche a te piacerebbe farti una ragazzina. Boh, no, no. Cioè, allora, non sono omosessuale, non sono un monaco e non mi andrebbe di farmi una ragazzina. Vedete voi, incredibile? Così strano che quel farmi mi dia fastidio? Se sì, siamo proprio nella merda e temo proprio che sia strano. Ma io ho sempre pensato alla società dei leoni. Sì, quelli africani, vediamo. Il maschio difende le femmine, nel nostro caso moglie e figli, nei confronti del resto della società. A volte si è di appoggio, a volte si è protagonisti di questa difesa. Non lo so bene. Per la prima volta mia ho ricevuto questo aggettivo come complimento dalla mia compagna, qualche anno fa mi sembra. Mi ha fatto un po' sorridere, ma mi ha anche gratificato, devo dirlo. Ho la voce baritonale. Sono virile? Sono grande e grosso, sì, certo. Sono virile? Esatto, certo. Ritengo di avere coraggio nell'affrontare le difficoltà. Sono virile? Mi spavento se vengo minacciato. Sono meno virile? Alla fine, accontentiamoci del senso comune che attribuisce questo aggettivo a quasi tutto quello che attiene al mondo maschile e a... Insomma, essere virile significa essere un leader nel rapporto. Fare godere la propria donna, soddisfarla dei propri desideri, fare in modo che sia lei a tornare a cercarmi, perché lei ha bisogno di me. È arrivato il suo momento. Nessun complimento, comunque, ha mai gonfiato il mio ego maschile quanto un'espressione pronunciata da una mia ex ragazza che, abbracciandomi, mi ha detto: quando sono con te ho l'impressione che non mi possa accadere nulla di male. Ecco, far sentire alla tua donna la forza che hai dentro. Questo è essere virile. Sì, è essere protettivi, sicuri, decisi, capaci, audaci, coinvolgenti, anche rudi qualche volta. Perfino figli di buona donna. Ogni tanto, non esageriamo. Ma anche teneri, premurosi, attenti, complici, buoni, nel sesso, ma non solo. Se avesse un senso solo per me, sarebbe affrontare la vita senza mai lasciarmi abbattere. La virilità, una volta prerogativa degli uomini, ed oggi più diffusa tra le donne, è nient'altro che forza e autoaffermazione. Essere virile nella nostra società significa essere forti, dominanti, mostrare la propria superiorità rispetto agli altri, avere successo e soldi ed avere la capacità di prendersi cura della propria compagna.
La domanda che pongo è: perché tali qualità dovrebbero essere così importanti per le donne? La risposta che mi do è ancora la stessa: è colpa del maschilismo. Perché la donna dovrebbe aver bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei? Guarda, ragazzi, per definire la mia sessualità uso spesso queste parole: sono una lesbica nel corpo di un uomo. E boh, dopo questa, Lino? No, ma dai, ti spiego. Nel senso che non posso e non voglio nascondere il lato femminile del mio carattere. Cioè, mi piace, mi rende unico, insomma. Ma non posso nemmeno nascondermi il fatto che quando sto con una donna la mia testa parte per la tangente. Cioè, sento proprio una cosa irresistibile dentro di me che mi porta in alto, a contatto con Dio, sempre che esista, perché non rispetto parlando. Se fossi gay sarebbe tutto più semplice. Io trovo che il culto della virilità sia una grandiosa cazzata. Quello che è importante è riuscire a star bene con una donna in tutti gli aspetti della vita. Certo, quello sessuale ha il suo valore, ma non è certamente la cosa principale. Per molti uomini essere virile equivale ad avere un grande pene e la capacità di usarlo come uno stantuffo il più lungo possibile nell'illusione che questo sia ciò che una donna si aspetta da loro. In realtà ho conosciuto davvero pochissime donne che apprezzano questo genere di sessualità e su quelle poche mi rimane il dubbio che lo facciano per accontentare l'uomo. L'organo sessuale è in realtà il cervello, gli organi comunemente usati per tali attività sono solamente le periferiche. In conclusione, essere viriti non significa vuol dire essere uomini. Essere maschi è una vanità senza merito. Paola. Si è immersi in una moltitudine di persone che possono fare da cattivo esempio. I cattivi esempi vanno dai coetanei, ai compagni leggermente più grandi, agli adulti che raccontano le avventure dei loro tempi, espressione che odio. La solfa è sempre la solita. Nessuno che conosco ha mai violentato qualcuna, che io sappia almeno, ma la solfa è sempre la stessa. Le donne bisogna trattarle male. Per intenderci, se vai a fare una passeggiata con una ragazza e non le metti almeno una mano in mezzo alle mutandine, o sei gay o sei uno sfigato. Un sincero rapporto che escluda il sesso non può esistere. Se esci con una ragazza e lei non vuole fare nulla con te, la devi mandare a quel paese.
Purtroppo, in anni bui della mia vita, dopo i 18 anni, in questa retorica ci sono caduto anch'io. Non ci ho messo niente di volontario, ma purtroppo, allo stato delle cose, il mio sentire era quello. In quel periodo avevo circa 3 o 4 relazioni all'anno. Non mi sono mai fidanzato con nessuna, ma questo lo mettevo in chiaro fin dall'inizio. Però, alla fine dell'anno, quel piacere narcisista di fare i conti su quante ragazze mi ero in passato, lo assecondavo. Io ero figo nella mia cerchia, perché quando il maschio cucca parecchio è un macio latino. Invece, quando si parlava di qualche ragazza che cambiava frequentemente partner, era sempre la zoccola. Anche le ragazze mi vedevano figo, perché c'è quel gusto masochistico da parte loro di pensare io saprei redimerlo. Arrivando al dunque, mi sono reso protagonista di 3 episodi di violenza, che però sono riuscito a capire solo molto tempo dopo. Una sera costrinsi una ragazza a masturbarmi. Mi sono solo limitato a prenderle la mano e ad adagiarla sul mio sesso, esortandola ad andare avanti. Era palese che lei non voleva, ma io me ne sono sbattuto altamente. Per fortuna ho avuto occasione di chiederle scusa qualche anno dopo e lei ha apprezzato il gesto. Un'estate c'era una ragazza che mi faceva il filo. Venivo da un periodo piuttosto difficile. Avevo abbandonato la prima università che avevo scelto e passavo le giornate a litigare con i miei. Di conseguenza subivo il fascino di altre persone. Mi vedevo con un conoscente che mi spingeva ad essere maleducato con le ragazze perché così facendo le avrei sottomesse. La ragazza in questione, dopo 2 mesi in cui la trattavo come uno straccio, si è seccata e mi ha mandato a cagare. Ovviamente, per carità, ha fatto benissimo. Con lei non ho più avuto occasione di parlare e di chiederle scusa e provo ancora un gran rimorso a distanza di 11 anni. Un'altra volta dovevo preparare un video per un esame nell'accademia che frequentavo. Coinvolsi una ragazza che faceva recitazione. Le chiesi di spogliarsi di fronte alla cinepresa. Lei lo fece. Io ho avuto un momento di impeto, di desiderio. Mi sono lanciato addosso a lei. Mi bloccò. Fu persino educata. Io cercai di rimborsarle i soldi della benzina, ma lei non volle. In quel momento non mi accorsi che la stavo trattando come una puttana. Ecco, io credo che in questi 3 casi ho fatto violenza sulle donne. Della sessualità maschile più che di quella femminile?
La sessualità maschile è anche violenza. Di certo lo è metaforicamente. Per costituzione psicofisica, l'uomo penetra, infila, entra nelle carni e questo gesto implica violenza. Per quanto possa essere dolce, un amplesso maschile alla fine diventa violento in sé. Credo di sì. Non fosse altro che per ragioni ormonali e di pura forza fisica. Si sa che il testosterone può indurre aggressività. Inoltre va detto che la cultura millenaria dell'uomo prevede da sempre una sorta di sottomissione da parte della donna, che spiega la difficoltà di noi uomini ad accettare il ribaltamento dei ruoli. Ricordo che rimasi impressionato dalla notizia di quella ragazza che viveva nel meridione e fu violentata ed uccisa da un bravo. Forse anch'io sono un violentatore, ma non ho mai capito come un uomo che sta di fronte a una donna spaventata, atterrita, magari piangente, che sta supplicando per la propria salvaguardia, sicuramente dall'aspetto sconvolto, con gli abiti sgualciti dal lato predatorio, come un uomo, dico, un uomo possa avere un'erezione. Faccio fatica a biasimare la sessualità altrui, ma di sicuro nella mia non c'è mai stato spazio per la violenza, nemmeno rappresentata o giocosa, e non mi pare di ricordare una partner con desideri sadomaso. O magari ho l'Alzheimer precoce e non me lo ricordo. Madonna, una volta mi guardò per un attimo stupita e un tantino irritata, quando con una felice intuizione la spinsi facendola cadere sul letto e poi prese a spogliarla con decisione. Non ero abituata ad essere trattata così. Francamente, neppure io ero abituato a trattare così le donne. Ma il sesso che ne seguì fu favoloso per entrambi. Può essere. Però, ad esempio, mi piacerebbe dare degli sculacciati sul sedere ogni tanto. Ho incontrato donne che graffiavano e mordevano più di me. E a me piace. Quindi, ora, ogni tanto, lo faccio anch'io. Io salvo le lamentele, ecco. Se per violenza si intende oltre queste cose, allora credo che non sia una componente della sessualità in sé, ma della persona che la sta usando, una sorta di modo per dominare la situazione in senso animalesco, animale territoriale, insomma. Uno schiaffo dato per rabbia da un uomo fa male, ma anche una parola può ferire, anche molto più di uno schiaffo. La violenza psicologica può uccidere più di quella fisica. Naturalmente anche una donna può commettere violenza su di un uomo in maniera sottile, psicologicamente devastante e in rarissimi casi provocando traumi così profondi da non poter essere rimossi. Ma nel mio immaginario di uomo la violenza su di una donna sono lividi, pugni, gambe aperte con la forza e un potere osceno che mi fa ribrezzo e azzera qualunque minima eccitazione. Vi è la paura atavica che quel mostro potrebbe annidarsi anche dentro di me e trovare il modo per liberarsi un giorno o l'altro. Penso che molte donne non si rendano conto della violenza che possono esercitare sui maschi con i loro vestiari, con i loro atteggiamenti o con i loro discorsi provocanti. Tutte le donne, non in riferimento solamente a quelle violentate. Donne con la provocazione, non è corretto giocare in pubblico. Riservatele ai vostri partner in camera da letto. Che domanda, certo, ma parlerei di aggressività. L'aggressività, di cui la violenza attuata è solo la forma estrema, è una componente innata di noi maschi, come peraltro l'istinto gregario e gerarchico, la nostra capacità di creare gerarchie instant ad hoc per qualsiasi situazione. Questa è una cosa che le donne non riescono a immaginare. Quando un maschio nuovo entra in una banda, in pochi istanti tutti capiscono come deve riconfigurarsi naturalmente la costellazione di potere. E l'aggressività la si vede in ogni cosa, maschio diretto, team di marketing, penetrare il mercato, fargli ingoiare un accordo, spaccare il culo alla concorrenza, la killer app. Siamo un po' tutti dei Marines. Break things, kill people. Un errore tipico fatto dalle femministe, secondo me, è proiettare nell'ambito sessuale battaglie che dovrebbero riguardare solo l'ambito della convivenza sociale. Se mi piace avere un ruolo dominante nel sesso,
Se amo sottomettere la mia donna in ambito sessuale, questo non significa per niente che io sia uno che sottomette la donna nella vita di tutti i giorni. Il sesso si svolge in una dimensione altra, come il gioco. Se mi piace giocare con i soldatini, devo quindi concludere che sono un guerrafondaio? Io sono un grande videogiocatore e passo buona parte del mio tempo libero ammazzando creature digitali. Devo per questo concludere che sono un violento? Sì, credo che la violenza sia una componente più della sessualità maschile che di quella femminile. E la motivazione sta nel modo in cui è sempre stata considerata la donna, dalla notte dei tempi fino ai tempi nostri. Ovvero un essere inferiore da comandare, sottomettere, e sulla quale sfogare le ansie, le preoccupazioni e le perversioni degli uomini. Per fortuna questo comportamento riguarda sempre meno uomini, ma i fatti di cronaca dimostrano che ci sono ancora molti individui malati. Cosa vuole che pensi? Sono stato insegnante di una ragazzina violentata a 14 anni da un amico del padre. Aveva, e ha tuttora, a 23 anni, forti sofferenze psichiche. Sono stato fidanzato tanti anni fa di una ragazzina abusata dal padre quando aveva 7 anni. Aveva, e ha tuttora che ha 47 anni, forti sofferenze psichiche. Mia moglie ed io abbiamo ospitato in casa per 2 anni di nascosto una signora violentata dal cognato che la perseguitava. Anch'ella aveva, e ha tuttora, dopo 30 anni, forti sofferenze psichiche. Cosa vuole che le dica? C'è anche l'ascolto, perché le parole, quelle sussurrate, come quelle urlate, non valgono niente. Se davanti non c'è qualcuno che le raccoglie, dà loro senso. Per fermare la violenza occorre prima di tutto riconoscerla, ma prima ancora è necessario ravvisare in chi abbiamo dinanzi la reciproca umanità. Facendo delle domande sul loro corpo, sulla loro sessualità, sulle loro emozioni a uomini sconosciuti, qualcosa è successo. È nato un libro e una pièce teatrale, ma soprattutto siamo qui. La manutenzione continua.
Mario Carli. Stefano Ceppa. Giorgio Fogliano. Franco Fortunato. Paolo Piedone. Matteo Dione. Don Andrea Giordano. Vittorio Maiorano. Edoardo Monteleone. Umberto Paretti. Donna Capirali. Massimo Radeni. Daniele Fecchia. Il nostro chitarrista Andrea Bertieri.